Le puntate di Beautiful in programma per la settimana dal 28 ottobre al 2 novembre promettono sviluppi importanti e tensioni sempre più forti tra i protagonisti della soap più amata. Al centro della scena troviamo Brooke, Taylor, Ridge, Hope e Thomas, i cui rapporti complessi stanno per essere messi ancora una volta a dura prova. Uno dei momenti più significativi di questa settimana di Beautiful, dopo la scorsa, riguarda Brooke, che decide di chiudere definitivamente il rapporto di amicizia con Taylor. Questa scelta non nasce solo da vecchi rancori o divergenze passate, ma è soprattutto un momento di riflessione e crescita per la Logan. La donna si rende conto di quanto sia importante concentrarsi sulle proprie priorità e desideri. E il suo cuore, ancora una volta, è rivolto a Ridge. Tuttavia, questa decisione lascia Ridge particolarmente turbato. Se da un lato Brooke si sente più forte e decisa nel mettere al primo posto ciò che conta per lei, dall'altro lato il Forrester sembra confuso e preoccupato, diviso tra i suoi sentimenti per la Logan e il suo legame con Taylor. Il loro rapporto, già fragile, potrebbe essere messo ulteriormente in discussione. Mentre la tensione tra le due ex amiche cresce, in azienda tutto è pronto per un evento importante. La squadra di Hope Forte Future si prepara a volare verso Roma per promuovere la collezione. Tuttavia, questo viaggio si carica di implicazioni emotive e relazionali. Beautiful, anticipazioni della settimana. Cosa succede nella soap opera dal 28 ottobre al 2 novembre 2024? Steffi continua a nutrire sospetti su Hope e il suo atteggiamento nei confronti di Thomas. Non solo in azienda si sussurra che la Logan possa provare qualcosa per il giovane Forrester, ma la sorella di quest'ultimo è assolutamente certa che ci sia qualcosa di più tra loro. Questa convinzione porta la figlia di Taylor a confrontarsi con il congiunto, mettendolo in guardia sui rischi di cadere nuovamente nella sua ossessione per la figlia di Brooke. Nel frattempo, Liam, sempre diffidente nei confronti di Thomas, chiede a Hope di viaggiare da sola verso Roma, nella speranza di allontanarla da un possibile riavvicinamento con il Forrester. Tuttavia, la Logan Junior è irremovibile. Il figlio di Ridge, in qualità di capo stilista della collezione, deve partecipare. Questo alimenta ulteriormente le preoccupazioni dello Spencer e accresce il senso di frustrazione che circonda la figlia di Deacon. Brooke, d'altra parte, condivide le preoccupazioni del genero e teme che Hope possa realmente nutrire sentimenti per Thomas. Cerca quindi di dissuadere la figlia dal portarlo con sé, ma di fronte alla determinazione della ragazza, crolla. Si consola solo sapendo che sarà presente anche lei durante il viaggio. Questo le permetterà di osservare da vicino la situazione. Intanto, ciò che più turba Hope è il crescente desiderio che prova verso Thomas. I suoi pensieri si fanno sempre più intensi e il fatto che Douglas, il figlio adottivo, li chiami, mamma e papà, in una lettera affettuosa, porta la Logan a interrogarsi su ciò che realmente desidera. Il suo cuore e le sue fantasie sembrano sempre più rivolte al padre del bambino, anche se la situazione è complicata. Steffi, notando la distrazione di Hope, le consiglia di stare attenta. Thomas potrebbe rischiare di ricadere nella sua vecchia ossessione per lei.